Ma questo posto ci ospita, secondo me, io sono uno dei soci, ma probabilmente non mi fanno entrare perché è troppo figo per me. Cioè, è un posto. Mi piace perché è un posto che offre tantissime cose, anche belle, proprio belle. È un posto anche bello da vedere, da vivere, però è aperto a tutti. Quindi non è un posto elitario, non è un posto dove bisogna essere soci, non è un posto dove sono dei prezzi più alti degli altri posti. E mi piace molto la linea che abbiamo preso, ecco, questa mi piace molto perché non ho mai amato i posti che, come ti posso dire, accolgono solo una certa categoria di persone. Glam non mi appartiene, come puoi vedere. Infatti, stavo giocando a padel fino a un minuto fa. Infatti, penso di essere il più trasandato del mondo, però che devo fare? Sono così. C'era il boom del padel, 2 anni fa non si trovava un campo in città e ci allontanavamo. Ho fatto delle partite dalle 11 a mezzanotte e mezza d'estate. Tra le zanzare della bassa, e ne ho pure mangiata qualcuna. Beh, non so se la zanzara o un moscerino, ma qualcosa ho mangiato, meglio non saperlo. E adesso siamo riusciti a creare questo posto qua. È nata come un'avventura di un gruppo d'amici, che ormai come ti posso dire, il gruppo lo conosci, sai chi siamo. E beh, io ho fatto quello che c'aveva il know-how, perché c'ho già un circolo di tennis e di padel a Roma. Sono quello che ha portato, diciamo, le basi, no? Per iniziare, ma devo dire che poi anche la parte quella veramente milanese che c'è sempre, come Junior Kelly, che si era inventato, continua la sua carriera di musicista, ma è diventato un istruttore di padel, è il nostro istruttore di riferimento qui al circolo. Umberto ci sta sempre, poi finalmente siamo riusciti ad aprire il bistro e completare, perché comunque devo dire che, guarda, ti racconto una cosa. Con Alessandro ci siamo detti: oh Ale, una cosa piccola per fare 2 panini al volo. Quando ho visto la cucina mi sembrava di stare al De Russy a Roma, cioè, perché lui non ce la fa, però è bellissimo, quindi è bellissimo. E non vedo l'ora di assaggiare perché ancora non l'ho visto, però quello che mi preme proprio ribadire è che è un posto per tutti, aperto a tutti. Abbiamo fatto anche degli accordi appunto con l'università e che insomma li stiamo ancora portando avanti per migliorarli ancora. Vogliamo sia un posto aperto per la città di Milano, per questo quartiere, che è un quartiere anche che si sta reinventando, si sta rigenerando. Come vedi sono diventato un po' milanese anch'io piano piano. Guarda, io sto da Dio a Milano, però ho le mie basi a Roma, però posso dirvi, ormai non c'è più questa differenza. Cioè, io vengo in aereo, non prendo il treno perché abito vicino all'aeroporto, ma posso dirvi che ci metto 50 minuti di volo, per me Milano e Roma Nord e secondo me Roma e Milano Sud, ecco, quindi cioè, basta con questo campanile, viviamo in 2 grandi città e mi piace avere un pezzo di me anche in questa città che ha fatto qualcosa.